Siamo finalmente arrivati al giorno atteso da tanto tempo e questo giorno atteso è quello in cui la Chiesa glorificherà, metterà agli onori degli altari il nostro beato fondatore Giuseppe Allamano. Quindi è un giorno atteso, allora la domanda spontanea è che ci chiediamo che significato ha questo rito solenne che verrà celebrato in Piazza San Pietro dal Papa e da tante persone che hanno accompagnato i missionari e le missionarie della Consolata in questi più di 50 anni di cammino. La canonizzazione per noi ha un significato grandissimo, molto importante. Prima di tutto perché ci rivela la santità del fondatore e rivela come nel suo progetto che lui diceva prima santi e poi missionari, ecco, questa dimensione della vita era molto molto presente. Lui voleva veramente che noi vivessimo questa santità fino a dare la vita. Con la canonizzazione, un cristiano, una cristiana che hanno vissuto in modo eroico la loro vita religiosa, il loro impegno cristiano, possono essere adesso messi come esempio nella Chiesa per la loro attività, per la loro spiritualità, per la loro santità e anche per quel carisma che è proprio particolare di ognuno di loro, e di essere quindi significativi per la Chiesa intera. Progetto del Dio solo, nella sua vita il Dio è sempre stato presente, Dio solo. E tutto quello che lui ha fatto, ha vissuto, ha realizzato era orientato al Dio solo, tanto che lui ha potuto dire prima di morire, io posso dire in verità che quello che ho fatto non l'ho mai fatto per vanagloria, ma solo per la gloria di Dio. Perciò questa forza spirituale, lui la voleva anche in noi missionari. Perciò, per noi celebrare questa canonizzazione è celebrare questo mistero di vita e di santità che il fondatore ha vissuto e ha voluto per noi. Un esempio di apertura, di novità, di attenzione alle persone e soprattutto di passione per il Vangelo, per la missione. Questa canonizzazione viene celebrata perché è stato approvato un miracolo che si è realizzato in una zona missionaria di prima evangelizzazione. Ecco, vuol dire a noi che noi siamo veramente chiamati a donare la nostra vita in queste periferie del mondo. E dentro questo Vangelo e questa missione, per quelli che sono più abbandonati, che sono scartati, che sono oppressi, che rischiano di sparire, come appunto i popoli dell'Amazzonia. Questo miracolo che ha fatto sì che Giuseppe Allamano sia proclamato santo è stato fatto proprio in Amazzonia. Quindi lì dove ci sono questi popoli indigeni che rischiano di scomparire, che continuano ad essere oppressi, non considerati, e quindi Giuseppe Allamano, che è venuto incontro a uno di questi indios Yanomami, il nostro carissimo Sorino Yanomami, è proprio il segno di questa attenzione di Dio che attraverso i missionari e le missionarie della Consolata, ecco, si sono fatti vicini, difensori, amici, di queste persone che rischiano di scomparire e di essere considerate come scarti da questo nostro mondo. Perciò questa canonizzazione dice a noi missionari che dobbiamo riconfermare questa scelta per la missione a gentes nella prima evangelizzazione. E un altro aspetto che io vedo che la canonizzazione ha un significato forte per noi, ma anche per la Chiesa.
la Chiesa di Torino soprattutto, che lui è stato capace di aprirla alla missione ad gentis, e perciò anche oggi parla alla Chiesa di Torino questa canonizzazione e dice alla Chiesa: coraggio, apriti alla missione.